Buongiorno, grazie agli amici della stampa che stamattina ci hanno voluto dedicare il loro prezioso tempo. Oggi ci apprestiamo proprio a presentare il risultato di una serie di incontri fatti che porta una proposta che può dare degli sviluppi interessanti per la città di Toro di Pietra. Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa organizzata e promossa dall'associazione Prima Torre Prima di Torre del Greco e finalizzata alla presentazione di un'idea progettuale da proporre all'amministrazione comunale con la quale coadiuvare l'attività amministrativa sul territorio. Il Museo della Legalità, nello specifico, è quanto immaginato dall'associazione ad ampio spettro culturale, civico e sociale, intervenuta anche nell'agone politico alle scorse amministrative del 14 e 15 maggio per contrastare un reale quanto dilagante fenomeno di degrado in cui versa la città. Ai nostri microfoni la dottoressa Giuseppina D'Alessio, ideatrice del progetto. Il Museo della Legalità è una risposta concreta al degrado che comunque imperversa da anni nella nostra città, perché noi analizzando comunque i rapporti della DIA abbiamo visto l'aumento esponenziale dell'indice di criminalità. Quindi in sintesi, quale strumento migliore se non creare un polo culturale dinamico che dia un segnale concreto alla città, ospitando anche dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, proprio per permettere la creazione di un indotto sul nostro territorio e quindi renderci al passo anche con altre grandi città come Firenze, come anche in Danimarca, in Olanda, che ci sono musei di questo genere, musei dinamici che permettono appunto di generare indotto economico sul territorio attraverso la cultura e la riqualificazione e rivalutazione di beni abbandonati. Una proposta progettuale dunque che conclude la fase elettorale alla quale Prima Torre Prima ha partecipato e che sigla contestualmente l'apertura di una nuova stagione, quella delle proposte del dialogo con la cittadinanza. La sintesi è perfetta, la partecipazione alla vittoria dell'amministrazione Mennella, siamo stati molto contenti del risultato, abbiamo partecipato all'interno di una lista civica facendo eleggere la consigliera e siamo contenti anche di questo, sperando che praticamente questo possa essere un viatico per le nuove iniziative. Chiaramente la fase elettorale termina qui, per cui l'associazione è autonoma in tutti i sensi, continua il suo operato come lo fa da 20 anni a questa parte. Abbiamo scelto questo tipo di inizio proprio per dare un'impronta su Torre che possa essere il baluardo della legalità. Il progetto è finanziabile, quindi non c'è bisogno di muovere fondi dal punto di vista comunale, quindi noi siamo a disposizione della città, questa è una delle prime e delle tante iniziative che attueremo sul territorio. L'associazione in effetti sta lavorando già dall'anno scorso a tutta una serie di progettualità. Tra i nostri soci abbiamo tante risorse in tanti settori, per cui effettivamente da quello che può essere un progetto come questo o l'urbanistica o la sanità ci troviamo con tutta una serie di risorse interne che ci possono consentire di collaborare attivamente a uno sviluppo per Torre del Greco fuori da qualsiasi schema politico. Dopo questo seguiranno altre proposte progettuali? Sicuramente, perché noi pensiamo di impegnarci a breve anche in altri settori. L'ambiente è un problema che noi nel territorio abbiamo ed è forte a 360 gradi, non è solo la raccolta dei rifiuti. Poi man mano ci saranno anche altre iniziative di tipo culturale, come per esempio presentazione di lavori, di libri, altre cose, anche di artisti torresi, perché poi dobbiamo valorizzare un po' quelle che sono le realtà locali. Abbiamo tanta arte, tanta cultura anche qui a Torre del Greco e possiamo spenderla benissimo.